Eccoci qua, Buonasera amici di Lupi Si Nasce, ecco a voi le pagelle di Cosenza. Come al solito abbiamo l'onore di avere qui con noi PGG o PGG, Pier Giorgio Giorno. Onore, mo è una parola grossa, abbiamo la fortuna. Un piacere, un onore, una disgrazia. Buonasera. Ciao Cinzia, un saluto a te e ai tantissimi che vedo che ci stanno già scrivendo, quelli che ci guardano da casa. Perfetto, dopodiché abbiamo con noi Mirko Reda, tifoso dei Lupi e uomo ovunque della Movida Cosentina. Grazie per l'ovunque e grazie per l'invito come sempre, gentilissimo. Gigi Nico, tifoso del Cosenza e amico dei Lupi Si Nasce, buonasera. Buonasera a voi. Massimo Scarpelli, tifoso e socio dell'associazione Cosenza nel Cuore Supporter Trust. Buonasera e grazie per l'invito. Livia Trilea, pronta a interagire con voi ai vostri messaggi. Buonasera. E penso che li ho presentati tutti, mi è sfuggito qualcuno. È il boccolo di Cinzia. Dobbiamo presentare il tuo boccolo che questa sera... è particolarmente vortiginoso. Allora, andiamo insieme a leggere la lettura dei risultati e la classifica dell'ultima giornata di Serie B. Pescara-Cosenza 1-1, Padova-Perugia 0-1, Livorno-Salernitana 1-0, Foggia-Cittadella 1-1, Benevento-Spezia 2-3, Hellas-Verona-Ascoli 1-1, Venezia-Cremonese 1-1, Palermo-Carpi 4-1, Crotone-Lecce 2-2. La classifica al momento vede la capolista Brescia 50 punti, Palermo 49, Hellas Verona 46, Lecce Pescara 45, Benevento 43, Cittadella Spezia 40, Perugia 38, Salernitana Cosenza 34, Ascoli 32, Cremonese 31, Livorno 30, Venezia 28, Foggia Crotone 27, Padova 23, Carpi 22. Beh, come si evince da questa classifica, per il momento diciamo non siamo nella zona rossa. No, siamo messi bene. Sto ridendo perché già da casa il protagonista della serata è Gigi. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Bene, perfetto. Ero consapevole. Tutti Gigi. Ero consapevole. Salutiamo anche Vincenza Gallo che ci saluta. Buonasera. Doveva essere con noi, sarà per la prossima puntata. Ciao Vincenza. Intanto vorrei lanciare l'angolo del lupacchiotto con il nostro piccolo Christian. Ciao Cinzia, buonasera a tutti e rieccoci in questa ennesima puntata dell'angolo del lupacchiotto, dove parlerò appunto della partita di venerdì sera sul terreno di gioco del Pescara. Un Cosenza molto compatto dietro e che ha esercitato un pressing molto intenso per gran parte del match esce con un buon punto da Pescara, e dico un buon punto perché, come detto lunedì scorso da Pier Giorgio in trasmissione, in questo momento della stagione, soprattutto su un terreno di gioco difficile come quello del Pescara, un punticino può far comodo ed può risultare anche fondamentale. Il Cosenza che avrebbe potuto anche vincere la partita per quello che si è visto in campo, infatti il gol di Tutino in apertura di ripresa è stata la logica conseguenza del dominio che ha esercitato la nostra squadra fino a quel momento. Peccato però che puntualmente 4 minuti dopo sia arrivato il pareggio del Pescara con gol di Scognamiglio nel primo e forse unico tiro in porta del Pescara di tutta la partita. Un fattore che purtroppo ci sta penalizzando tantissimo sono gli infortuni. Infatti, dopo l'ennesimo infortunio di una lunga serie, ossia quello di Palmiero nella partita contro il Brescia, che al 30° ha dovuto abbandonare il campo, venerdì è toccato ad altri due giocatori. Da prima a Carlo Sembalo, che per colpa di un affaticamento muscolare non ha potuto prendere parte al match, e intorno alla fase conclusiva della partita è toccato a Perina, il nostro portiere. Speriamo per lui niente di grave. Un altro fattore che purtroppo ci sta penalizzando tantissimo è quello arbitrale, perché gli errori arbitrali ancora una volta ci sono stati, non evidentissimi come quelli della partita contro il Brescia, però sempre clamorosi. Manca al Cosenza un rigore nettissimo nel primo tempo su fallo di mano di Gravillon, evidentissimo,
Mentre il gol annullato all'Itteri per la spinta su Perrotta, diciamo che questa spinta la si è fatta sembrare molto più evidente di quello che realmente è stata. Comunque non so se sia una casualità, ma stiamo... l'arbitraggio ci sta penalizzando tantissimo, ci sta togliendo punti. È una chicca che vorrei aggiungere, che è l'arbitro della partita contro il Brescia, ossia Federico Dionisi di L'Aquila, sabato, tanto che ha arbitrato bene Cosenza Brescia, che addirittura ha esordito come arbitro in Serie A per Sassuolo Sampdoria. Quindi diciamo che ho le mie perplessità. Inoltre vorrei parlare anche degli altri risultati in ottica salvezza, perché il Carpi ha perso per 4-1 a Palermo, il Padova ha perso in casa 1-0 con il Perugia, il Livorno invece ha battuto la Salernitana, mentre tra Venezia e Cremonese 1-1, che in ottica salvezza ci può far comodo a noi. Un'altra cosa che vorrei dire, vorrei fare un saluto ai nostri cugini catanzaresi, che anche quest'anno salgono l'anno prossimo dopo la sconfitta di ieri con il Rieti, che li ha difatti matematicamente stromessi dalla promozione diretta, quindi si dovranno giocare tutto ai playoff, ma non saliranno, ne sono convinto, 100% animo cosentino, ne sono convinto. Detto questo, io saluto tutti voi, tutto il nostro pubblico, e ridò la linea in studio a Cinzia, e ci vediamo lunedì prossimo, ciao! Ciao Christian, e grazie come al solito per il tuo prezioso intervento. Andiamo ad analizzare questa partita dove abbiamo portato un punticino a casa, Pigigi. Tu come la vedi? Un punticino o abbiamo perso due punti? No, guarda Cinzia, sicuramente sul campo della terza in classifica, della quarta in classifica, quando riesci a fare dei punti, è sempre, secondo me, il bicchiere va visto sempre mezzo pieno, perché comunque il Pescara, se avesse vinto contro di noi, era al secondo posto in classifica, quindi in pienissima lotta per la Serie A. Quindi stiamo parlando di una squadra dove lì all'Adriatico pochissime altre compagini sono riuscite a portare punti a casa. Quindi partiamo da un punto, che il punticino è buono. Per come si è sviluppata la partita, forse c'è un po' di rammarico, perché il Cosenza era riuscito a passare in vantaggio. Se magari fosse riuscito a tenere almeno per altri 5-10 minuti quel vantaggio, forse qui staremmo parlando di 3 punti anziché 1. Però sicuramente, per come ha giocato, il punto ci sta, perché secondo me ai punti era un pareggio. Però io qua lo voglio dire, noi non siamo in genere delle persone che si lamentano degli arbitraggi, però se succede una prima volta uno sta zitto, se succede la seconda volta uno inizia a parlare, per la terza volta, cioè il Cosenza per la terza partita di fila, lasciatemelo dire, è stato penalizzato dagli arbitri. Perché a Foggia è vero che abbiamo perso per un autogol di Dermacu, ma Iemmello che spizzica la palla era in nettissima posizione di fuorigioco, ed è il primo episodio. In casa col signor Dionisi dell'Aquila non ne parliamo proprio, perché ha arbitrato a senso unico sul 2-0, gol del Brescia in fuorigioco, rigore negato a noi e dato invece al Brescia, e quindi altri punti che il Cosenza ha lasciato per strada. E a Pescara, sotto le telecamere di RaiSat, cioè io mi chiedo, anche se non l'ha visto l'arbitro, come ha fatto il guardalinee a non vedere un fallo di mano clamoroso di Gravillon, del centrale del Pescara, perché se dai quel rigore magari il Cosenza va in vantaggio, gioca una partita in contropiede e sul 2-0 poi la può chiudere. Però dette queste cose, perché è giusto, perché tutte le altre squadre si lamentano che gli mancano punti, ma al Cosenza nelle ultime 3 partite mancano almeno 2-3 punticini, che a questo punto del campionato, con quei punti in più, eravamo quasi salvi. Però per come sta giocando la squadra, io qua lo dico, siamo a 6 punti di vantaggio dalla zona rossa, ma in realtà sono 7, perché se in caso di arrivo a pari punti col Venezia, per il momento abbiamo lo scontro diretto noi a favore, così come abbiamo lo scontro diretto a favore col Foggia, col Carpi, cioè tranne con il Livorno, il Cosenza è in vantaggio con tutti, anche col Crotone stesso. Quindi siamo a più 7 rispetto al girone d'andata, quindi adesso c'è la pausa. Dico che il Cosenza sta facendo un campionato, sinceramente per me sta andando oltre le più rose aspettative, perché io ricordo a tutti, quando parliamo, che il 70% della rosa del Cosenza è composto da giocatori che in Serie B non ci aveva mai giocato. Quindi avere 6 punti di vantaggio, fare un campionato tranquillo, giocarsela con tutti,
secondo me siamo sulla buona strada, quindi sono più che soddisfatto. Anche io, e sottolineo che sono pienamente d'accordo con te per il discorso sugli arbitri. Ma per la prima partita siamo stati in silenzio, per la seconda, mo è successo, per, non parlare, è successo per la terza partita consecutiva, allora uno parla. Arbitri, cercate di essere, diciamo... Ma l'ha detto lo stesso Braglia pure, che il Cosenza merita rispetto. Perché abbiamo conquistato la Serie B dopo 15 anni e vogliamo mantenerla, però gli arbitri non ci devono io dare. Io non vorrei dire, ma se gli arbitri vengono, diciamo, etichettati con un certo nome, non si può dire. In questi casi ci sta. Andiamo avanti. Massimo Scarpelli, ti è piaciuta la partita con il Pescara? Come hai visto i nostri ragazzi? Ma secondo me, soprattutto il primo tempo, l'avevamo impostata bene, abbiamo giocato sicuramente più noi che il Pescara, eravamo anche riusciti a creare qualche situazione buona che poi non siamo riusciti nel primo tempo a concretizzare. E poi, come dice bene Pier Giorgio, nel secondo tempo andati in vantaggio lì e anche un po' di buona sorte, fossimo riusciti a tenere l'1-0 altri 5-10 minuti, secondo me il Pescara non riusciva più a recuperarla. E poi vabbè, in chiusura che dire, manca un rigore solare, ma ormai quest'anno, come diceva Pier Giorgio, siamo abituati a queste sviste clamorose solo al nostro arbitrario svantaggio. Perfetto. Io direi, scusami Cinzia, di far leggere a Livio qualche messaggio che ne stanno, sì, arrivando. Ragazzi, grazie per quanto, insomma, affetto ci state esprimendo. Ma tutti per una persona. No, ma tutti per Gigi. Forza Gigi, Gigi, Gigi. Grazie a tutti, sì, certo. Vuol dire che sono una brava persona, però. È vero, Gigi. Allora, ci dice Gigi lì come un buca lo schermo lui, sì, nessuno. Poi, andare a gol, Matteo vabbè. Dice siamo qui solo per te Gigi lì. Quando onore. Giorgio Sirianni, Gigi Nico ovunque in Italia sempre questo presente. È vero. Poi ce n'era un altro simpatico. Gigi Nini tieni l'annini. Linnini non conosco questa tecnica. La traduzione Google Translate in tutti i dialetti del mondo sarebbe Gigi. Allora sarebbero le uova strapazzate. Non le uova. Come si fa la miera? Non te la possiamo fare. Vabbè, questo è il mio gruppo, quindi il presidente della nostra la miera, Gigi. Ciao Mirko, Linda, ciao Linda. Allora, una per Mirko c'è stasera. Anche Mirko c'è sempre il suo fascino. Vabbè, ma Mirko è un viso molto noto sia nel Cosenza Calcio che, come ha sottolineato Pigigi, anche nei locali è molto di movida, lo vedono ovunque, penso. Quindi facciamo coppia bene con Gigi. Sì, potete fare una squadra. Gigi, parlo con te. Ovviamente, come sempre, tu eri in trasferta. Ci vuoi raccontare le emozioni e cosa si prova a fare tanti chilometri per seguire la propria squadra anche lontano? Allora, l'emozione è tanta, quanto c'hai fede verso i colori, cioè non credi l'ora la mattina di partire, che sia di notte, che sia di giorno, arrivare lì, far sentire proprio il proprio tifo, la propria, buttare tutto fuori, l'80% della partita non la vediamo, non la vediamo. Ho visto qualcosa. Perché, esatto, il rigore, onestamente, non so neanche se c'era, perché non l'ho visto. Ma come mai? Ma perché pensi solamente a tifare, ti giri a dire alle persone di continuare a cantare, quindi la partita la vedi e non la vedi. Tu fai parte di quelli che di solito sono che spalle, gridano. Che gridano. Esattamente, sì. Io lo dico con onore perché chiama... Porta la nostra città in giro per l'Italia. Esatto, per l'Italia, quindi è una cosa che mi rende orgoglioso. Ma mi auguro proprio di sì. Poi ho visto il gruppo di Gigi che quando partono, non solo... Partono belle assortite, siamo belle parmi, siamo sempre assortite. Voglio partire con loro. Le puttane, ragazzi, le puttane. Noi proponiamo gli eccinti di andare in trasferta. Però non facciamo le polpette, altrimenti no, ci sono chi li prepara, quindi ci stanno chi li prepara. Come hai visto questa partita col Pescara? Allora, secondo me, se parliamo da sportivo,
un punticino ciascuno ci sta, perché tutta queste grandi tiri in porta e tutto quanto, non è che l'abbiamo mai visti assolutamente. Quindi il punto sta bene a noi e sta bene anche a loro, assolutamente. Poi se parliamo da tifoso, allora c'era da ultra, da tifoso cosentino, le dice il rigore e dovevo vincere. Certo. Però da sportivi ti posso dire che il punto è onesto, devo essere sincero, è onesto per entrambe le parti. Ok, quindi obiettivo. Assolutamente sì. Mircolino, credi che l'obiettivo del Cosenza, arrivati a questo punto, sia solo salvarsi o possono anche puntare ai playoff? Vabbè, l'obiettivo primario è salvarsi, a mio avviso. Quello è il primo obiettivo. Poi, non mi trovi d'accordo. No, si contesta. No, per come giochiamo ti dico di no, però il primo obiettivo è quello, dopo che siamo salvi, perché no? Spero proprio di giocarsi i playoff, Cioè io non sono bravo con la matematica, però vorrei sapere quanto siamo dai playout e quanto siamo dai playoff. No, ma lui è lì. Il Cosenza in questo momento è a 6 punti dai playoff e a 6 punti dai playoff. Sì, può decidere cosa fare da grande. Cioè, se il Cosenza cambia marcia, possiamo anche sperare. Però attenzione, nelle prossime due partite tu giochi contro la seconda e contro la terza. Io non ho paura di nessuno. Giochi contro il Palermo e contro il Lecce. Quindi ecco perché uno magari ci va. Poi superati Palermo e Lecce, forse hai un calendario un po' più alla tua portata. Cioè, abbiamo vinto partite che si chiamano per perse. Comunque, voglio dire. Tu pensi che ancora c'ho qua quella col Brescia, non lo riesco a digerire. È un discorso a parte. La partita. Quindi siamo per i playoff o per i playout? Io non si sa. Fino all'ultimo dico playoff. Fino all'ultimo, ho detto dal primo, dalla seconda giornata di cui avevamo un punto due, ho detto questa squadra per me arriverà ai playoff, perché non è mai stata sottomessa da nessuno. Trovatemi una squadra di il Cosenza è stato distrutto sul campo. Nessuno. Oltre ai difetti arbitrari, dobbiamo dire la verità. Ci stanno e non siamo quotati come tipo Brescia, Lecce, ma anche per esperienza, per i nostri calciatori, perché a volte dobbiamo essere piazza una volta di quelle, non vi accavallate per favore, non puoi essere una piazza di quelle, secondo me. Salutiamo la regia che ci guarda. Allora, quello che dice Gigi non è proprio errato, è perché, inquietante quest'ombra dietro, perché al Cosenza comunque, se facciamo un po' il film di questo campionato, sicuramente mancano 5-6 punti nelle prime giornate, sia per inesperienza, sia per la partita che non è giocata con Verona e per gli errori dei portieri. Quindi 5-6 punti ci mancano. E poi secondo me ci mancano anche 4-5 punti per gli arbitri, perché ultimamente ci stanno un po' bersagliando. Quindi il Cosenza tecnicamente sarebbe una squadra da playoff. Io però, visto che sono come il presidente Guarascio della politica dei piccoli passi, siamo una neopromossa, squadra inesperta, quindi per il primo anno sinceramente mi accontenterei di non soffrire fino all'ultimo e magari a 2 o 3 giornate dalla fine essere già con la matematica salvezza, quindi sarei già con la calcolatrice questi giorni. Sicuramente per il primo anno ottenere una salvezza tranquilla, come era iniziato il campionato che non è giocato col Verona e quant'altro, secondo me è tanta roba. Anche poi, perché comunque finiamo il campionato prima di tutti quanti gli altri. La penultima è a Salerno, cioè anche da vedere che finiamo il campionato 2 partite prima noi. Anche questo è da vedere. Saluto Angelo che ci segue dalla Svizzera. E Lidia, vuoi leggere qualche messaggino dei nostri carissimi tifosi, oltre tutti i messaggi da Gigi che abbiamo capito che è stato apprezzato? Ovviamente con quello che ha detto Gigi, che lui comunque non si ferma alla salvezza, ma soprattutto ai playoff. Luigi Bartolomeo dice: Gigi, il prossimo anno io amo Juventus Stadium con 9 volte. Questo è bellissimo. Mi prego, viaggiamo solo siamo con 9 posti. Sempre con 9 posti. Poi c'era un signore che chiedeva: signore, come mai l'arbitro che ha arbitrato Cosenza Brescia si è trovato domenica in Serie A? Ma probabilmente ce lo chiediamo anche noi. Sì, sì, è stato promosso dopo quella bella partita. È stato, se non mi sbaglio, ha fatto Sassuolo-Sampdoria. Una fesseria, però sì. Se non mi sbaglio ha arbitrato in Serie A. E anche quello di Pescara, il signor Illuzzi di Molfetta. Vorrei... E nel giro anche della Serie A ci mandano sempre i migliori arbitri, ma guarda caso
con noi. Posso dire una non cosa? Ci pigliano mai. Vuol dire che Cosenza porta bene a questi arbitri sanamente, gli arbitri però non portano bene a Cosenza. Cosa scrive Stefano? Chiusa parentesi, lente di ingrandimento, provo a leggere, allora, ragazzi. Leggo io? No, scusami. Stefano Molinaro, anzi ce l'hai, lo leggo da te. Vai. Non fate il bene dei lupi se vi augurate i playoff. La società ancora è giovane e si deve assestare se facciamo i playoff. Qualcuno si potrebbe montare la testa. 2-3 anni di B sono necessari, poi si potrà parlare di altro. Gigi, rispondi no, a questa domanda. No, assolutamente. Giro la domanda perché vuole rispondere Massimo. Esatto, diventa subito. Io non sono d'accordo su queste, quando sento queste cose, che non siamo pronti, che siamo inesperti. Secondo me non è affatto vero. Intanto arriviamoci ai playoff, che poi a organizzarsi è un altro discorso. Intanto facciamolo. Non capisco perché dovremmo fermarci. Bisogna sognare, ragazzi. Se non sogniamo nelle passioni, dove non sogniamo? Capisco perché non dovremmo quando crederci, visto il campionato che stiamo facendo, tra l'altro. Perché, come diceva Gigi, noi praticamente al netto degli errori arbitrali non abbiamo mai visto una partita in cui il Cosenza è stato sottomesso sul campo. Quindi, bravissimo. Poi, per carità, non ci arriviamo, pazienza. Poi, tra poco sentiremo Trinchera via telefono, se non erro, sì, e vedremo 5 minuti. Anche lui come la pensa. Io intanto lancerei le pagelle del nostro caro Federico Perri, ascolteremo direttamente la sua splendida... Non c'è l'audio. L'abbiamo boicottato, quindi vediamo le pagelle e poi le commentiamo insieme. Cristo, sei e mezzo, Dorazio 6, Sciaudone 6 più, Bruccini 6 più, Mungo 5 e mezzo, Bittante 6, Tutino 6 e mezzo, Litteri 5, alla panchina Maniero 5, Saracco 6, Izco non pervenuto, Braia voto 7. Ragazzi, iniziamo sempre dal mio carissimo amato. Guarda, sostanzialmente sono d'accordo tranne per un voto. Mungo, secondo me, merita la sufficienza, perché a Pescara l'ho visto che ha fatto una partita tonica e sicuramente era più in palla di Sciaudone, che è un periodo di flessione, ma era inevitabile perché Sciaudone nelle prime 5-6 partite è partita a 1000 e ha fatto pure 3-4 gol, quindi un leggero calo di Sciaudone ci sta. Però Mungo l'ho visto comunque da 6 pieno. Poi per il resto ho visto lì i voti. Mi ha sorpreso molto quel ragazzino bulgaro che tra l'altro è stato convocato insieme ad Embalo nelle rispettive nazionali. Embalo nella nazionale della Nuova Guinea e appunto Christov nella nazionale Under 21 bulgara. Quindi insomma gli ha portato bene questa sua prima partita da titolare in Serie B, perché è coincisa tra l'altro con la insomma, secondo me è un acquisto questo di prospettiva che il Cosenza può anche puntarci, perché io sinceramente non ho visto, cioè ha giocato con personalità e invece era la sua prima partita. Gigi, tu sei d'accordo con le pagelle del nostro Federico? Pienamente d'accordo anche del 5 e mezzo di Mungo, assolutamente. Sottolineiamolo, assolutamente sì, assolutamente. Massimo? Ma io sono più sulla versione Pier Giorgio. Secondo me un 6 Mungo a Pescara non ha giocato poi così male. Certo, se lo paragoniamo a quello che fa il Cosenza quando c'è Palmiero, allora secondo me sono due giocatori completamente diversi, quindi non si possono minimamente paragonare. A me è piaciuto pure tantissimo appunto il ragazzo bulgaro, e secondo me avrei dato un qualcosina in più anche a Bittante. Secondo me non sta giocando male sulla fascia. Okay. Mirko? No, d'accordissimo con i voti, forse è Mungo, però può andare. Siamo abituati a Palmiero, purtroppo, quindi questa però è una mancanza. Al momento dobbiamo farne esatto. Almeno andare avanti lo stesso. Perli, questa volta sono tutti d'accordo con te. Vediamo se la regia intanto prova a mettersi in contatto col direttore. Ancora sportivo. Un momento, sì. Ci vuole un altro momentino. Allora, io leggiamo qualche cosa. Sì, vorrei, visto che siete in tanti stasera a seguirci più del solito, vi ringraziamo in diretta, le faccio leggere qualche altro messaggino alla nostra sì, diretta. Veramente tantissimo. Proprio questo di Luigi Gaetani: Mungo secondo me non può giocare in Serie B, è bravino ma non ha la stoffa per la Serie B, è troppo superficiale. No, io rispondere. Allora, io ribadisco quello che ho
detto prima, forse noi ci dimentichiamo, la stragrande maggioranza dei tifosi, che questi giocatori, Mungo, Corsi, Perina, Saracco, non avevano Idda, non avevano mai giocato in Serie B. Quindi è chiaro che ci sono alcune partite che la fanno bene e ci sono altre che purtroppo dobbiamo pagare dazio per l'inesperienza, però questi abbiamo, cioè, nel senso, io sinceramente beccare anche un giocatore come Litteri o come Maniero, cioè, fin quando vedo un calciatore che indossa la maglia del Cosenza, per me sono sempre i migliori. Poi è chiaro che gli occhi ce l'hanno tutti per vedere come gioca uno, come rende un altro, però secondo me magari accanirsi anche contro Garritano stesso, che io leggo ma Garritano potrebbe dare di più. Però signori miei, cioè, vabbè, comunque anche le critiche fanno bene a un calciatore, sì, presumo, quanto, no? Sono costruttivi. Perché lo puntano a andare di più. Però sinceramente a questo punto del campionato, perché ci sono alcuni giocatori con le spalle larghe che riescono ad assorbire le critiche. Bravo. E dare il meglio. E ci sono, io vi garantisco, altri calciatori che alla minima critica si abbattono. Cioè, abbiamo in Serie A il Casicardi, cioè, che gli hanno tolto la fascia ed è sparito dal campo. Cioè, nel senso, se non sei forte da un punto di vista emotivamente parlando, i soggetti sono vulnerabili alcuni. Io vorrei leggere, scusate, vi interrompo, la risposta di Stefano Molinaro. Fare i playoff tanto per farli, a che servirebbe? Per farci rimanere delusi da un'eliminazione? Le cose si programmano per gradi e la società, da che mondo è mondo, deve crescere, se non si rischia di essere una meteora. Per il momento dobbiamo essere felicissimi di quello che abbiamo fatto. Chi vuole rispondere? Io. Vai Gigi. Allora, il signor Molinaro, se non erro, l'anno scorso lei dov'era? Lei dov'era? Mi deve solamente spiegare lei dov'era. Cioè, lei metteva un centesimo sui playoff, dove è arrivato quest'anno, dove si trova quest'anno? Bravo. Lei mi deve dire solo questo. Nessuna risposta, nessun accadimento. Dov'era? Grazie. L'anno scorso. Un bacione comunque. Un congiurio a tutti. A cucchiaio. Andando avanti, penso che Gigi Nico non sa cos'è risposta. Secondo me non risponderà, hai ragione. Sparirà, si cancella dai social tra due minuti. Intanto aspettiamo sempre la chiamata, però andiamo avanti un attimino. Prossimo avversario del Cosenza, sabato 30 marzo ore 15, si gioca in casa contro... Ah, pronto, c'è la telefono. Sì, scusate. Buonasera, signor Trinchera. Buonasera a voi. Benvenuto. Chi vuole chiedere... Sì. Ma il microfono è questo qua? Sì, questo qui, vai. Sì. Buonasera Stefano, intanto ti ringrazio come al solito per la tua disponibilità per essere intervenuto nella nostra trasmissione. Poi ti volevo fare una domanda, perché il Cosenza dal mercato di gennaio in pratica ha cambiato passo, cioè tu sei stato bravo a mettere i correttivi giusti portando gente come Sciaudone, che appena è arrivato ha fatto 3 o 4 gol consecutivi facendo conquistare alla squadra un sacco di punti. Poi lo stesso Bittante si è dimostrato comunque un valido sostituto di Corsi. Lo stesso Embalo è stato convocato con la nazionale e sta entrando in forma, ha fatto pure un gol. Forse solo Litteri è andato di quelli che hai preso a gennaio, forse è andato un po' al di sotto delle aspettative. Tu come li vedi questi acquisti, e se sei soddisfatto del cambiamento che sta facendo il Cosenza, visto che ha 7 punti di vantaggio rispetto al girone d'andata? Grazie. Intanto grazie per l'invito. No, io sono soddisfatto, anche se poi in realtà si può sempre fare meglio. Però credo che abbiamo intrapreso la strada giusta, anche se poi a dirla tutta, insomma, il giorno di andata noi non abbiamo per niente mantenuto le aspettative, e purtroppo anche lì abbiamo perso per strada tanti punti. Vuoi per errori arbitrari o per episodi molto molto dubbi. Riguardo al mercato di gennaio, sì, probabilmente abbiamo preso dei ragazzi che ci stanno dando la nostra mano e stanno facendo così bene. Riguardo all'interno, un giocatore che... Dimenticavo pure Ristov, perché ha fatto il suo esordio, non l'avevamo mai visto, questo è un ragazzo che ha talento. Sì, sono d'accordo con te. E riguardo all'interno, credo che questo ragazzo che comunque... quando l'abbiamo preso eravamo consapevoli della sua condizione fisica un po' precaria, però allo stesso tempo ti dico, vedo che lui ha bisogno di
di riprendere il pieno della forma, perché è un giocatore affidabilissimo e per me rappresenterà il futuro del Cosenza in una certa maniera, perché il giocatore è veramente forte e si sta bene in Italia. Ha bisogno di continuità, ovviamente. Sì, volevo fare un'altra domanda a Stefano. Insieme al mister Braglia avete più o meno stilato una tabella di quale sia la quota salvezza? Cioè, secondo te, quanti punti mancano ancora per essere al sicuro da brutti scherzi? E poi se ci puoi dire se alla ripresa degli allenamenti possiamo magari rivedere col Palermo sia Palmiere che Ilda. Grazie. Allora dico, riguardo alla tabella da stilare, noi non facciamo previsioni perché noi dobbiamo concentrarci passo passo sulle squadre che andiamo a incontrare domenica per domenica. In realtà questo è un campionato insidioso, incredibile, dove può succedere sempre tutto ogni domenica, non si può rilassare un attimo, a volte non è sufficiente fornire grandi prestazioni, perché come avete visto sia col Brescia a Pescara spesso, o per dire anche a Foggia, dove abbiamo subito dei doppi arbitrali, purtroppo sono stati talmente evidenti che la nostra classifica insomma poteva essere veramente oggi molto molto più gratificante per noi. E per quanto riguarda gli infortuni, vediamo un attimo, perché proprio questa sera c'è una risonanza Palmiero, vediamo. Io su Palmiero sono fiducioso, anche se ancora non ho sentito lo staff medico, il dottore Costabile, che mi deve dare delle notizie in merito. Riguardo a Ida, però, sono dell'avviso che forse rientrerà un po' prima. Quindi no. Speriamo bene, come vuole è ovvio. Gigi vediamo se le vuole fare qualche domanda. Signor Trinchera, un attimo. Buonasera, signor Trinchera, sono Gigi. Buonasera. No, niente, io voglio fare solamente i complimenti, non ho niente da aggiungere, lei sa, quando ci vediamo ne parliamo, quindi gli faccio solo i complimenti pubblicamente, tutto qua. Grazie a voi. Noi... Massimo, vuoi fare Massimo? Una buonasera direttore, io volevo solo chiederle se sta già iniziando a pensare a quello che sarà il prossimo campionato in tema di programmazione, o se ancora è concentrato su questo, e soprattutto se ha già iniziato un dialogo con mister Braglia per il suo rinnovo. Grazie. Beh, io sinceramente sono molto, come tutti noi, siamo molto concentrati sul presente, no? Sul campionato che stiamo disputando, perché come ho detto prima non si può pensare nemmeno alla partita successiva, perché poi è tutto imprevedibile e paghiamo le conseguenze. È chiaro che quando si parla di programmazione, già il Presidente ha sorpreso un po' tutti nel rinnovarmi il contratto, e questo lo ringrazio infinitamente, perché Cosenza mi ha dato anche grande... Non l'ha mai fatto Stefano, con gli altri direttori sportivi a gennaio, gennaio-febbraio non ha mai rinnovato un contratto, quindi evidentemente sei entrato nelle sue grazie. Evidentemente sono merita. No, però proprio Giorgio, nel calcio bisogna sempre dimostrare, sempre guardare avanti e migliorarsi. E noi stiamo facendo bene insieme a Braglia, stiamo condividendo un lavoro che dura da più di un anno e mezzo. C'è grande sintonia con il mister, quindi spero che ci sia continuità anche se con il calcio contro i risultati, e noi faremo di tutto per raggiungere questi obiettivi. Quindi si parla già di programmazione, ovviamente. Quando si vedono tante partite, poi si fanno tante segnalazioni, si vede il materiale che c'è a disposizione, e quindi pensiamo anche al futuro. Però ecco, adesso concentriamoci su quello che dobbiamo fare domenica dopo domenica. Perfetto, ottimo pensiero. Io vi leggo un messaggio in diretta. E io ringrazio Stefano per essere in intervenuto, e so che nel fine settimana sarà... No, lo dovrò leggere mentre lui ascolta. Ok. Luigi Gaetani, Trinche, Amici in Serie A, siamo belli. Quindi sperano in questa Serie A. E un altro, ve ne leggo un altro al volo e poi mi rispondi velocemente a entrambi. Glielo vogliamo chiedere se rimane con noi o andrà a Pescara, visto l'interessamento della squadra abruzzese dimostrato poco dopo il suo rinnovo. No, io sono contento di aver rinnovato e di rimanere a Cosenza, perché
Cosenza è una piazza molto passionale, una piazza calda, dove c'è una società, un presidente Guarascio che vuole fare le cose per bene. Poi c'è un entusiasmo incredibile, l'ambizione di andare in Serie A. Io sono giovane, faccio questo lavoro da poco, però insomma è un sogno per me arrivare a certi livelli con una società, con una squadra, con una piazza del genere. Quindi speriamo bene. Rimarrai uno dei nostri. Noi intanto ti ringraziamo per la tua straordinaria partecipazione. Gigi, sì, ti vuole salutare? Io semplicemente volevo salutare Stefano e gli faccio un in bocca al lupo, perché so che nel fine settimana sarà in giro per i vari campi alla scoperta di nuovi talenti. Stefano, quindi ti auguro buon lavoro. Andiamo in Serie A. Va bene. Buona serata a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ecco, come avete potuto vedere, tutti siamo entusiasti, vogliamo andare tutti in Serie A, ma solo Gigi vuole ma rimanere. Sognare non costa nulla, no? Quindi. Grande, se continuano ad arrivare messaggi anche per il direttore, ma noi adesso dobbiamo andare avanti e analizziamo. Forse c'era Mirko che... Mirko, dire una cosa, è l'unico direttore sportivo che vedo sempre in panchina, in casa, fuori casa, è sempre in panchina. E si fa anche stelle. Anche noi. L'hanno già cacciato un paio di volte. Di solito il direttore sportivo sta in tribuna, seduto, invece lui è sempre lì in panchina. Si distingue. È vero. Sì, è uno che vive la partita a 360 gradi. È vero. Come un tifoso. Da queste piccole cose si vedono i grandi uomini. Andiamo avanti. Chiamata l'abbiamo fatta. Prossimo avversario. Ce la facciamo. Prossimo avversario del Cosenza, sabato 30 marzo, ore 15. Si gioca in casa, quindi tutti allo stadio, ragazzi, contro il Palermo. Cosa? Gigi. Dimmi. Al Marulla arriva una delle squadre, diciamo, candidate direttamente in Serie A. Che partita ti aspetti? Innanzitutto benedico la pausa, perché come ha detto lo stesso Trinchera, potremmo recuperare qualche infortunato, vedi Palmiero, e noi l'abbiamo visto quando è importante un giocatore come Palmiero nell'economia del gioco del Cosenza e di Braglia, perché fa girare tutta la squadra. Quindi mi auguro che Luca, perché sta giocando veramente bene, tutti parlano del grande Tonali, però sinceramente fin quando Palmiere è stato in campo quella mezz'oretta non gli ha fatto toccare palla, quindi spero che col Palermo possiamo avere il Palmiero visto nelle ultime due o tre giornate. Il Palermo che squadra è? È una squadra che comunque ha dei valori tecnici immensi, secondo me, se non fosse per la situazione difficile che sta vivendo da un punto di vista societario sarebbe già lì prima con tantissimi punti di vantaggio, perché è inutile negarlo, da Palermo, così come a Foggia, sono in difficoltà economiche, cioè con i presidenti che lasciano, poi tornano, cordate a destra, cordate a sinistra, cioè i giocatori non sono tranquilli. Però, signori miei, guardando la rosa del Palermo, sono tutti nazionali, cioè Trajkovski, Nestorovski, cioè il nostro stesso ex Fiordilino, cioè sono tutti giocatori fortissimi, cioè sicuramente me ne dimentico qualcuno, c'è Rispoli, cioè è una squadra completa in tutti i reparti, forte. Se abbiamo dovuto sudare le proverbiali sette camicie contro il Brescia, secondo me quando il Palermo ce ne vorranno 10 camicie, perché da un punto di vista tecnico, secondo me, sulla carta per me il Palermo tecnicamente è la squadra più forte di tutto il campionato, ma basta guardare lì la rosa composta da quasi tutti i nazionali, quindi sulla carta sarà una partita da far tremare i polsi, ma sicuramente dopo la pausa il Marulla darà una grossa mano, perché il Palermo si gioca di sabato alle ore 15. E tra due settimane secondo me il Palermo attirerà moltissima gente, quindi se col Brescia siamo stati in 10-11 mila, credo che la stessa cifra sarà col Palermo sì. Se non di più, perché signori miei, Palermo è vicino, mancano poche giornate alla fine del campionato, sarà sicuramente sull'impresa, però se il Cosenza riesce a ottenere i tre punti col Palermo è quasi salvo, cioè vai da 34 vai a 37 punti, poi mancherebbero veramente pochissimi punti per la salvezza, quindi sono convintissimo che tra 15 giorni sarà il Marulla delle grandissime occasioni a spingere Tutino e compagni verso l'impresa, perché se il Cosenza fa punti col Palermo è un'impresa, perché il Cosenza
ha speso come budget un milione e sei o un milione e otto, e il Palermo ne ha speso forse sui 20.000, quindi 20 volte tanto. Vabbè, ma allora abbiamo perso gli ultimi minuti comunque. Vabbè, però. Vabbè, ma ragazzi, i nostri ragazzi di solito ci stupiscono. Salutiamo Alfredo Nardi che saluta anche lui Gigi Nico. Tutti stasera con Gigi. Stasera tutti Gigi. A me Liotta ci hanno abbandonati, sì. Vabbè, non importa. Dai, per una volta lascia. Leggiamo, non lo voglio più in trasmissione. Oh, no, ha catalizzato tutti i messaggi. Sì. Se li comprati forse. Sì, l'ho pagato. Aspetta, gli allupati siamo come i genesi, li trovate a tutti i parchi. Siete fantastici, ragazzi. Volevo leggervi un messaggio. Angelo Maurizio Marozzo, che nome che hai, carino. Una considerazione alla quale chiedo anche il vostro parere. Garritano, purtroppo, anche quest'anno si è confermato un calciatore inetto. Dall'Inter la sua una parabola discendente, dispiace perché è un fratello cosentino, ma purtroppo ad oggi non può aiutare la squadra a meno che non alzi i suoi ritmi. Chi vuole rispondere a questo messaggio molto provocatorio? No, io già l'ho detto prima, è vero che Garritano forse sta dando di meno di quello che potrebbe dare, ma parla il curriculum per lui. Lui solo due stagioni fa ha sfiorato pure la Serie A con il Cesena, ha giocato anche nell'Under 21, quindi sicuramente da un giocatore come Garritano si aspetta un qualcosa di più. Lo abbiamo visto a sprazzi, forse solo in due o tre partite, di cui il culmine è quella col Padova quando ha segnato il gol. Secondo me ha fatto un gol, ma è stato un gol che pesa come un macigno, perché aver conquistato quei tre punti contro il Padova ha fatto sì che il Cosenza si risollevasse da un periodo brutto e che il Padova poi sprofondasse. Quindi ha fatto magari un solo gol, però ha fatto un gol importante. Certo, da Garritano, essendo cosentino puro sangue, ci aspettiamo sempre che dia il meglio. A dire il vero, il giocatore è stato anche bloccato, perché io ci parlo pure con i calciatori, ha avuto dei problemi fisici, quindi per un mesetto, per un mesetto e mezzo si è allenato male e poco. Quindi adesso mancano 8-9 partite alla fine del torneo e mi auguro che possa trovare, con i campi asciutti, possa trovare lui, che è uno di gamba, possa dare il suo contributo verso appunto la salvezza tranquilla. Scusami Gini, vai. C'era Daniele Saggio che chiedeva se avevamo notizie sulla penalizzazione del Foggia. Poi si rispondo io. Da Foggia, se andate sul sito ufficiale, c'è un comunicato proprio della squadra Foggia Calcio dove si legge che nella giornata di oggi hanno provveduto a pagare sia i premi che gli stipendi. Quindi da Foggia dicono che è tutto tranquillo. Abbiamo una chiamata a Pasquale Uggero, buonasera. Pronto? Pasquale? Pasquale Uggero, ci sei? Non lo sentiamo. Pasquale, ci senti? No, non lo sento. Pasquale? 1, 2, 3, prova. Arrivano anche messaggi. Lo richiamo. Ancora, andiamo avanti, aspettiamo intanto. Massimo Scarpelli, a tuo avviso, quali le maggiori insidie contro la squadra rosa-nero? Ma guarda, secondo me se il Cosenza gioca come sta giocando in queste ultime partite, come ha fatto il primo tempo col Brescia, dove secondo me abbiamo giocato veramente in maniera splendida, insidie io non ne vedo sinceramente. L'unica insidia sono la speranza che possano rientrare alcuni infortunati come Palmiero e altri. Dopodiché, se gli arbitri la smettono di penalizzarci, secondo me ci divertiamo. Questi arbitrini. Riproviamo con la chiamata. Pasquale? Buonasera, mi sentite? Buonasera, sì caro, bentornato qui a Lupi si nasce. Grazie, grazie. E chi vuole chiedere qualcosa? Il nostro Pier Giorgio. Sì, il Palermo nelle ultime giornate sembra in ripresa, poi nell'ultima partita in casa ha fatto addirittura 3 o 4 gol contro il Carpi, quindi che Palermo dovremmo aspettarci a Cosenza? Pier Giorgio, sono assolutamente d'accordo con te, appunto parlano anche i numeri, penso che il grande merito sia sicuramente di Foschi e di Stellone, che sono riusciti dopo praticamente questa società inglese farlocca, possiamo dire, a ribaltare un po' la situazione, a parlare appunto nello spogliatoio e quindi a ricompattare il gruppo. Quindi sicuramente sarà una partita difficile sia per il Palermo sia per il Cosenza, credo.
Comunque dobbiamo dire che il Palermo ha una difesa molto forte, perché sono solo 25 gol subiti, quindi è la miglior difesa del campionato. È un attacco comunque, diciamo, che ha segnato molto, 42 gol fatti, il terzo miglior attacco del campionato, quindi bisogna fare attenzione soprattutto ai tre uomini lì davanti, in genere i due macedoni, Trajkovski e Nestorovski, e ultimamente sta giocando molto spesso Puskas. Anche il Cosenza ha dimostrato comunque di giocare bene e di fare risultati, non è semplice sicuramente, comunque dopo il ritorno in dopo tanto tempo, quindi anche Braia sta facendo un grandissimo lavoro. Io ho una domanda da farti, più che una domanda è un pronostico: 1, X o 2? È difficile. Dai, buttala. Io direi gol. Va bene. Salutiamo. Qualcuno vuole fare qualche altra domanda? No. Allora noi ti salutiamo e ti ringraziamo come sempre per il tuo prezioso intervento. Grazie a voi, gentilissimi. Ciao caro. Buona serata. Ciao. Grazie. Stavo parlando Massimo prima. Massimo, l'abbiamo interrotto. Vai, scusaci, perdonaci. No, la domanda te la ricordi? Dicevo, secondo me il Cosenza in questo momento gioca alla pari con tutte, quindi... ricollegandomi a un messaggio che leggevo prima di un ascoltatore, dicevo che col Palermo abbiamo dalla nostra, che essendo non è portato come il Brescia dalla classe arbitrale, secondo me avremo meno problemi. Ok, avremo meno problemi. Il più bel tifoso del Cosenza è Gigi Nicco. Vabbè, ma io non li leggo più perché i tifosi parlano solo di Gigi Livia, Nicco. Gigi è più gettonato di te. Non è possibile, raga, noi lasciamo la trasmissione. Ciao, andiamo via. No. Scherzo. Andiamo via. Dopodiché lasciamo nelle mani di Gigi. Sì. Non c'è, ragazzi, ci siamo noi. Andiamo avanti. Mirko Reda, che partita ti aspetti faccia il Cosenza contro il Palermo? Sicuramente se va in trasferta, anche se io lo vedo sempre, lui è il mio paparazzo, quando vado a vedere il Cosenza mi arrivano foto dall'altra parte ed è sempre lui, vai. Ma anche io ed Ale. Sì, è paparazzato. Sì, ma poi l'altra volta ci ha portato le patatine. Che carino, queste patatine, andiamo avanti. Mi aspetto di fare punti. Era anche presente in fiera. Pensa! Mirko Reda dappertutto. Non c'era. Mi aspetto punti, l'importante è che facciamo punti. Che sia uno, che siano tre, più punti portiamo più a casa. Si nasce, facciamo. E comunque nessuno è più forte di noi, a mio avviso. Finora in campionato non ho mai visto... E poi volevo dire una cosa riguardo a prima, che tutti si lamentano di Gaetano e Mungo. Io direi che comunque ci manca un attaccante a noi, perché Lettieri e Maniero... Noi abbiamo non riusciamo a fare un gol. Questa è la pura verità, non riusciamo a fare un gol, l'attaccante non segna. Però ha detto, io mi fido di Trinchiera, ha detto di aspettare Lettieri, che era in un periodo che ha recuperato la forma. Io sono convinto che in queste ultime 8-9 giornate Lettieri, io spero che ne faccia 18, darà il suo gol. Contributo. Mirko, ma sto notando una cosa adesso. Ma tu non somigli molto al capitano Corsi, mi sbaglio? Ad Angelo. No. Dai raga, poco ci somiglia. Ti stai confondendo. Vabbè, senza occhiali. Abbiamo la foto insieme, la potevamo mandare, vediamo un po'. Mentre no. Gigi, se guardate bene, io noto un fascino tipo Alain Delon. Buonanotte. Mentre il mio amato più Gigi, per me è Cuzzurri. Io ho il fascino del Cuzzurri. Io lo vedo dimagrito. A chi? Il mio sacchiotto, lui è il mio sacchiotto preferito. Sono i capelli. Sono i capelli con la sfumatura. Guarda, ti guardavo prima di qua. Sono appena passato dal parrucchiere, quindi sembro più sfilato. Comunque penso che Gigi sia d'accordo con me. Michele, pure tu vedi a Michele. Sui tifosi di venire al campo, di riempire il campo, perché è importante, non è importante solo Palermo, esatto, Brescia, esatto. Sono importanti Purtroppo Carpi. Purtroppo la pecca a Cosenza è solo questa, che arrivano solamente nel momento che la squadra, si può dire che nei playoff sta per salire, allora arriva tutta la questo città. Questo volevo dire. Palermo, tutti bravi. Il Cosenza va amato sempre, in Serie D, in Serie A, in Serie B, nella prima all'ultima partita. Punto. Riguardo al Palermo, è il Palermo che deve aver paura di noi. Noi dal Palermo non dobbiamo aver paura di noi. La tua prima Punto. Volta che sei andato allo stadio? Avevo 6 anni. Sei anni?
ce n'ho 40, quasi 7, ti lasci immaginare. 47? Gigi Nico, Bocconcini in Europa. Sono 41 anni. Eppure non li dimostra proprio, te ne avrei dati 67. Grazie, è l'invidia, dai, stasera ti ho fatto la scarpa. Chi ti ha portato allo stadio? Mio padre. Tuo padre? Sì. Che cosa carina. Erano gli anni belli. Gli io anni quando belli. Vedo il papà. Un commento carinissimo per Gigi. Chi è? Gianluca Mandoliti. Ah, Gigi Nico... è mio fratello, si può dire. Gigi Nico ha una storia ultras alle spalle invidiabile. Invidiabile. Okay. Sì, invidiabile. Un amore incondizionato in questi colori e devo dire che me l'ha fatta riscoprire e mia moglie lo sta maledicendo. Ha ragione veramente. Ha ragione veramente. L'ultima è stata a questa trasferta, gli ha detto come mettevo fuori dalla porta, che ha pienamente ragione. Quindi, sì. Allora, direi, facciamo una domanda. Io volevo dire che ero d'accordo con quello che ha detto prima Mirko, cioè è importante fare punti, perché se avessimo strappato un punticino anche col Brescia, a quest'ora eravamo a 35 punti, quasi salvi, cioè quindi anche un punticino, cioè quando non riesci a vincere, io mi riallaccio a quello che dice sempre Bragli in conferenza stampa, quando non riesci a vincere, almeno non devi perdere, cioè devi portare un punto a casa, perché punto per punto, mattoncino per mattoncino si costruisce la salvezza. Quindi quel punto col Brescia io lo rimbianco. Quella, la domanda di prima, se ero d'accordo con i playoff o la salvezza, non è perché voglio che il Cosenza si salvi, assolutamente. Prima però salvezza. Siccome è una classifica corta, prima puntiamo alla salvezza, certo. Dopo che siamo salvati sperando di arrivare ai playoff. Certo. Io spero nella Serie A proprio, però è giusto che sia così, no? Giusto, io anche spero nella Serie A. Volevo salutare il simpaticissimo Raffaele Scornavacca, che se ne esce con le sue solite, diciamo, frasine, però lo vogliamo bene lo stesso. Ciao Raffica. Ciao Raffi, porta quelle cose che prepari a casa sabato sera quando guardi C'è posta per te. È finito. Saluta Gigi Nicco da Patrizia Talarico. Ricambio. E noi la salutiamo sia a lei che al marito, che è un grande il tagliatore, tifoso. Il grande tagliatore. Lei è la tifosa del Cosenza. Lei sì, lui è tifoso ma a modo suo, solo male. Va bene. Scherzo, sono tutti particolari i tifosi. Ma sono quelli che stanno sempre al San Vitino. Esatto. Cioè, Cinzia, tu non sai che combriccola fanno loro quando il Cosenza si allena. C'è proprio una squadra. Siamo che come una squadra lì. È vero, io voglio partecipare. Sei benvenuta. Anzi, lo stadio aperto. Questa domenica faremo un pre-partita con un gruppettino tifoso, ovviamente, del Cosenza. Con Perli, sei guarito? Sì, dobbiamo fare questa. Dicono che c'è un altro bellissimo messaggio. Lo vuole leggere un signore, un amico ed un fratello, un riferimento per la curva capace di allacciare mentalità, filosofia e spirito ultras ai colori. Grazie, Angelo Massimo. Che complimenti. Bella, non ho niente da dire, cioè non mi ha commosso, dai, sono belle parole quello che ha scritto. L'ha emozionato. L'ha emozionato, esattamente. Alain Delon che si emoziona, io no. Non me lo immagino. Nel senso, sono belle parole, no? Quindi che fanno bene, sicuramente magari qualcosa di mio l'ho messa e ringrazio tutti belle questi. Parole per belle persone, un bell'uomo, altrimenti cioè, di che cosa stiamo parlando? Alain Delon lo sappiamo, non è che ti abbiamo paragonato, scusate. Che il tuo prossimo film, voglio sapere. Guarda, sono indeciso. Cosenza Serie A. Magari. C'era Luigi Bartolomeo che ho chiesto una cosa a Gigi, ma questo signore viene al San Vitino? E lui mi ha detto sì, perché ha detto un tela non è da chi fa Wiburno, si vagabondi do San Vitino. Dai! Sì, è vero, amiamo solo il Cosenza. Avete dalla fatto mattina, la domanda alla per sera. Il reddito di cittadinanza? No. Non lo so, guarda, io a me non me la danno. Io sono stato un pomeriggio lì, che non sono andato al lavoro, un pomeriggio, era carnevale se non mi sbaglio. Gli hanno detto a Bragli, hanno detto Pasqua e Pasquetta stiamo qui al San Vitino, e a Tringhera gli hanno detto porti i panini. Mangiamo. Una cosa del genere. Sì, stanno sempre lì a San Vitino. Andare al San Vitino è anche divertente.
è bellissimo stare a San Vitino all'allenamento. Comunque Cinzia, tu non sai che io ho dovuto inseguire 6 mesi per avere Gigi Nicco ospite, cioè, qui Gigi, in puntata. Ma... si è fatto desiderare, sì, no, stasera è venuto, ha bucato lo schermo. Infatti, sì, ma sì, perché c'era la pausa, è venuto. Gigi, esatto, c'era la pausa, quindi si doveva. Il grande Alain Delon, sì, lo chiameremo così, Alain Delon, okay, del Cosenza. Grazie, grazie. Bene, vabbè, io... ovviamente lo saluterò anche da Bologna, Gigi. Grazie, Gigi, lo Nico, sai, sono famoso, dai. Vabbè, io penso che se non abbiamo altro da aggiungere, Gigi... No, ci possiamo andare a casa a mangiare. A mangiare, sì, noi abbiamo fame, raga. Stiamo morendo di fame, però siamo qui con voi, sempre in diretta, sempre pronti. Allora, io vi saluto uno a uno, saluto il mio carissimo braccio destro, Gigi. Ciao Cinzia, un saluto a quelli che ci hanno guardato da casa stasera, veramente tantissimi erano. Perfetto, Mirko Reda. Volevo salutare Irma che ci ha seguito e Piero Tucci. Ah, ah sì, Piero, è vero, sì, è vero. E a Piero in regia pure. Ok, chi è Piero? Non conosciamo Piero. Noi conosciamo solo un coniglio. Mi non lo saluto mai nessuno, lo saluto io. Un coniglio, mi sembra un altro animale. Gigi Nicco, è un ruffiano lui, per questo saluta la regia. Gigi Nicco. Grazie, vorrei salutare a tutti, in particolare il mio gruppo Allupati e tutta la Curva Sud, tutta la tribuna e tutti i tifosi del Cosenza. Perfetto. Ti rivolgiamo qui, sappi. Grazie. E Giorgio Sidiani ci ha appena invitato in trasferta a me, a Livia, saremo con voi. Questo ragazzi è sempre presente. Pastaglina, burpetti, soprassato. Veniamo. Se vai con gli Allupati c'è sicuro. Perdiamo un po' di tacchino, grazie. Non mai. Salutiamo Massimo Scarpelli, come sempre, gentilissimo. Grazie, buona serata a tutti. Livia Drilea. Ciao Cinzia. Ragazzi, raga, riprendiamola un po' sta ragazza. È stata in fiera, come la fiera, questa fiera ci distrugge, raga, bellissima la fiera. Funzionaria ma bellissima. Sì, sì, infatti volevo dire che ci leggo l'ultimo messaggio sabato, prima di salutarvi. Non ne ho soldi. Gianluca Mandoliti, salutate mio fratello e ditegli che ho bisogno di soldi che lui li ha. Era troppo simpatico andava lei. Penna soldi. Non c'è un euro. Vogliono soldi. Sì, soldi. Sì, noi vogliamo andare in Serie A invece. Soldi. Ma a Hollywood ti pagano bene? Abbastanza, okay, dai. Ok, quindi puoi, certo, puoi fare, puoi aiutare anche. No, scusami, a me avevano detto che Gigi, qua c'è un dilemma. Tu parli bene il veneziano. Se sono nato là, è normale che parli il veneziano. È un grande, è un grande Gigi. Non c'è niente da niente dire. Perfetto. Ha visto tutta l'Italia. Esatto. Io ringrazio. Un uomo di mondo, Gigi. Sì, ringrazio, sì, tutti i miei ospiti, ringrazio la regia, ma ringrazio soprattutto chi ci ha seguito e commentato in diretta. Siete stati tantissimi. Erano più di 150. In diretta, quindi domani continuano e continuate a guardarci. Per il resto vi aspettiamo lunedì prossimo a Lupi si nasce. Forza Lupi!